Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Sì, e benvenuti su... sta registrando, ok? E bentornati su The Orbillions! Ragazzi, oggi è il giorno della vendetta, che è l'ultimo episodio di questa mappa, e tra l'altro dovremmo vedere se riusciamo a spaccare il culo a questo giga giga. Quindi io direi di metterci giustamente delle torrette qui e vedere se siamo pronti al fuoco. Ok, non volevo fare così, ma va bene comunque. No, ci manca il legno per farle. Ok, aspettare ancora non lo so, ragazzi, perché qui 77 giorni, mancano 10 giorni e sappiamo che in questo gioco fanno presto a passare. Vediamo di farci qualche altro soldato extra, giusto per rimpinguare le nostre forze. E il cibo? Ma io ho fatto una fattoria qui, ok. Per mandarne il più possibile a combattere e vedere se ce la facciamo. Allora, mettiamo in pausa tutto. Raduniamo tutti i soldati e li portiamo qui. Vediamo dove ce ne stanno in giro. Perché sono tutti lì? In realtà non vorrei togliere questi dalle torrette perché potrebbero sempre arrivare a rompere le palle e non mi va. Ah sì, dai, toglili. Eccolo qua, ha fatto la cazzata. Togliendo quelli. Ora ci attaccheranno da lì, ci apriranno, ci butteranno giù il cancello. E game over. Perfetto. E game over. Ah, eccoli qua. Qua ce ne sono molti altri. Ok, li mandiamo qua. Perfetto. Un po' di soldati li mandiamo sulla torretta. A sparare. Allora, io vorrei dividere i veterani da quelli. Allora, tu sarai la esca. No, tu. Sei stata selezionata per la mietitura. Allora, vai. Li mettiamo qua, li dividiamo, ragazzi. Facciamo sempre il nostro solito. Questa volta non è l'attacco, ma è una difesa. Quindi indietreggeremo, poi indietreggeremo con gli altri. Fino a quando? Facciamo tre linee. Facciamo tre linee, dai. Tre linee di difesa. Una, due, tre. Questi ragazzi possono tranquillamente andare qui in linea anche loro. E questi saranno gli arcieri che dovranno tenere occupato il gigante. Una, due, tre, quattro. E 5 che già ce n'era uno. Poi vediamo, Allora, questi devono stare sempre davanti. Purtroppo per il momento non possiamo farlo. Ok. Ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo. Quindi, prendiamo 4 soldati. Li mettiamo qua. Prendiamo 4 soldati. Li mettiamo qua. Ok. Sono 4 qui. Sono 4 c'è un arciere, sono 4 c'è un arciere. Ok, perfetto. Ragazzi, ci provo. Ci proviamo. Allora, prima linea. Su. Voi no. Seconda linea, su. Terza linea. Ok. Questi indietreggeranno fin qui. Senso, scusa. Dov'era quella che è morta? Era qui? No. No, siamo mica attaccati da niente, ok. Ok, allora ragazzi, vado, Dove cacchio è l'arciere? No, mi sa che forse l'ho mandato e vabbè. È stata selezionata tu. Andare a fare il delirio. Vieni, vieni. Grande, grande. Cazzo, è troppo veloce.
È troppo veloce. Ok, voi non state praticamente facendo un cazzo. Ok, niente. Quanto stiamo qua? Poco, bene. Torniamo indietro con le linee. Ok, una, due e tre, indietreggiamo per favore, grazie. Fermi tutti. Torrette, giù dalle torrette per favore. Fai uscire tutte le unità e mandale qua. Ok. Fai uscire tutte le unità e mandale qua. Speriamo che funzioni, ragazzi, perché veramente, se no... Vai, 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 intanto che lui è occupato, buttare giù lì. Perfetto. State qua buoni. Ok, tu. Lo devi rallentare, però, eh. Ok, molto bene. Cosa sta facendo qua? Ah, sta tirando giù questo muro. Molto bene, questo muro sta già cadendo. Mandiamo i soldati indietro. Ok. Quanto stiamo qua? Stiamo a metà. Quante linee sono rimaste? Abbastanza, ragazzi. No, ce la facciamo la stragrande. Ok. Andiamo giù di qua. Andiamo qua. Questi qua invece li facciamo uscire perché sta attaccando questa. Momento. Esci tutti. Mandali qua. Ok. Ora. Mentre quelli sparano, facciamo qua una linea unica. Adesso ci sta una linea unica. Tutti i soldati li mandiamo qua. Questi qua adesso escono da qua, li mandiamo giù. E tutti qua a sparacchiare qui. Una, due e tre. Vediamo se ce la fanno. Potete per favore andare a sparacchiare un po' in giro? Andiamo. Ma qua sparano tutti, beh, è gigante sto cacchio. Molto bene, ragazzi. E cosa abbiamo fatto, scusate, qua? E distruggi tutti gli infetti. Vabbè, ma tutti gli infetti sarà impossibile, no? Scusate, noi ci proviamo ad andare fuori a distruggere tutti gli infetti, ma che cacchio stai dicendo? Allora, tutti gli arcieri, per favore, che sono veloci, va. Non ce ne dovrebbero essere rimasti tanti. Là ce n'è uno. Vedo un puntino rosso, è quello che ti dà fastidio. È quello l'infetto che ti dà fastidio, è questo. Vabbè, ma... siamo fiscali, gioco! Cioè... Dai! Fai serio. Non era questo. Ma quanti cacchio ce ne sono ancora, scusa, da sconfiggere qui. Distruggi tutti gli infetti. Io qua non ne vedo più. E voglio dire, qua non ce ne sono più, eh. Abbiamo 68 giorni. Ok, ci siamo. Oh, proviamo ad andare un po' in giro. Tanto queste unità, ragazzi, come detto, dovrebbero essere abbastanza veloci, quindi... Beh, prendiamo anche i soldati, andiamo... dall'altra parte con i soldati, che ne so. Boh, vai qua. Forse qua ce ne sono rimasti. Ce ne so. Allora, qui sopra no. Qua no. Ma ce ne sarà uno. E qua. No. Qui non c'è niente. E i giorni si stanno avvicinando, tra l'altro, eh. Stanno finendo. È probabile che ci siano delle parti scure che non abbia visto. Però io qua non ne vedo. Ah, eccole qua. Oh, ho visto dei puntini rossi. È quello che ti dà fastidio? No, ce ne sono ancora. Tu? Ok, era lui. Mamma mia, era quello che gli dava fastidio. Bene, perfetto. Oh, quello io non lo voglio.
Perfetto. Risulta di tutti gli effetti fatto, popolazione della colonia, va bene. Ok, punteggio finale 100, perché ragazzi non abbiamo mai fallito. Perfetto, allora caricamento in corso, il magazzino aumenta la capacità di stoccaggio della colonia, abbiamo capito che ci è stato molto utile effettivamente. In realtà credevo che fossero, cioè il gigante fosse molto più tosto, però ho visto che con la strategia del muro, cioè abbiamo praticamente contenuto, poi alla fine ragazzi abbiamo radunato tutti che sparavano contemporaneamente e lì è stato il massacro totale. Il lago gelato a difficoltà 3, io spero che questa mappa non arrivi fino alla difficoltà massima, perché sennò ragazzi, cioè gli sviluppatori sono completamente pazzi. Pesca abbondante, terreno accidentato, clima freddo, distrugge tutti gli infetti, popolazione colonia 1500, resiste tutti gli scemi di infetti, distrugge tutti i villaggi abbandonati e una fetta di culo non ce la metti. Così intanto magari ragazzi ci facciamo anche, ci mettiamo una scopa nel culo, spaziamo per terra e andiamo avanti, che è una meraviglia. Bene, la prossima volta invece di fare sta roba qua che mi sembra improponibile, potremmo farci o il passo stretto oppure il capo tempesta. Ok, proviamo anche a fare il capo tempesta, così proviamo a vedere se riusciamo a raggiungere una popolazione di 1500 e così questa dovrebbe essere altrettanto più facile, perché questa è solo 1000. Bene, andiamo a vedere che cosa possiamo metterci come perk per la prossima volta. Io direi che ragazzi le barricate non credo che servino più di tanto, però forse se non le faccio, cos'è che non mi dà? Non mi dà i fucili a lunga gittata. Visione globale, osservatore silenzioso, ah, ci dà la meraviglia. Ma io quasi quasi tralascerei questo. Cioè, niente barricate, niente fucili a lunga gittata, niente meraviglia, chi se ne frega. No, unità cecchino. Questo voglio fare, io voglio fare un'unità cecchino. La torre di vedetta, porca miseria, fa schifo. Allora, per adesso no, cecchino, visto che non mi può interessare così tanto, anche se sarebbe veramente utilissimo. Ma io andrei a sbloccare le armi meccanizzate, ragazzi, perché sta ballista io me la devo prendere, assolutamente. Questo che cos'è? A parte che abbiamo 80 punti, possiamo fare solo o un soldato qui o le barricate, che non mi piacciono granché. Ci teniamo questi 80 punti perché non possiamo fare nient'altro. Però ragazzi, la ballista è la ballista. La prossima volta la ballista ce l'abbiamo, quindi dovrebbe essere tutto molto più semplice con la ballista. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, per il momento io vi saluto qui, cioè, anche se questo video è stato un po' più corto del solito, però ci sta. Magari l'altro è stato un po' più lunghetto, questo è stato un po' più corto. E beh, per fare diciamo i conti giusti non è che ci riesco esattamente, anche perché non so quello che succede nel gioco. Comunque ragazzi, va bene, ho fatto un episodio un po' più corto del solito, quindi ci sta. Grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo alla prossima. Da LeonTrip è tutto ragazzi, ricordate like, commenti, condivisioni sul canale per farlo crescere, aiutatemi se volete, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.